Oh, cosa abbiamo? Buonasera, buonasera, sì, buonasera. Sì. Bentornati in diretta dal Palattacca. Un saluto al mio compagno di merenda. Ciao. Non so se si grazie può dire, ma compagno Luca di merenda, il mitico sì. Cassio. Ciao Luca, chi vi parlava era Luca Basile. Ciao e a tutti. E poi salutiamo subito la crew, quindi oggi abbiamo una new entry, abbiamo il nostro settore giovanile della Media Division, abbiamo il nostro Matteo Crespi alla telecamera. Matteo, ciao Matteo, non ha c'è la cuffia. Sai, sono quelle partite, finale del campionato, sì, risultato è così, dici fai esordire i giovani. Lo facciamo anche noi, si lanciano alla si telecamera lancia. Il nostro giovane bene, Matteo Crespi, lo valuteremo Crespi. Oggi lo valuteremo, poi ovviamente invece alla console lì non si cambia, no, l'imperturbabile Davide Bianchi, e allo scoring sempre l'altrettanto imperturbabile Silvano Lonardo, ecco, che ci ascolta. Salutiamo ovviamente. Poi, siamo ovviamente qua il primo aprile, Luca, ma sì, una partita aprile, vera o uno scherzo? Non abbiamo ancora capito, le squadre sono in campo, però potrebbe essere uno scherzo fatto bene, a un certo punto esatto, vanno via tutti. No, arrivano tutti al centrocampo, fanno ciao e vanno via, e sarebbe un bel pesce da aprire. Allora, in teoria si gioca ecco, guardiamo il calendario. La dodicesima giornata di ritorno, la ventitresima totale, nonché penultima, quindi è l'ultima 12, in casa 12, 24, per i maschietti. Certo. Poi ci sarà l'ultima partita di regular season, fa 15 giorni dopo la pausa di Pasqua ovviamente. Quindi andiamo velocemente a leggervi il programma di questa dodicesima giornata, che essendo appunto la penultima prevede tutte le partite allo stesso orario, allo contemporaneo, stesso orario. Ore 19, quindi fra poco cominceremo noi, ma cominceranno tutti i campi, e quindi il programma completo è Bolzano-Merano, Fasano-Campus-Italia, Bixen-Raimond-Sassari, Carpi-Conversano, Arbatro-Romagna, Pressano-Secchia-Rubiera e appunto Castelmagnago-Fondi. Fondi. Una classifica che vede aggiornata, quindi vai, tutte Luca. Le partite recuperate, tranne ovviamente la ormai famosissima Arbatro Carpi, che è in programma mercoledì l'altro, prima dell'ultimo campionato, quindi tutte squadre a 24 partite tranne due, la e vede Bixen 42, Merano 38, Fasano 37, Raimond Sassari 35, Conversano 32, Pressano 27, Bolzen 25, Cassano 23, Abatro 17, Fondi 16, Secchia Rubiera 11, Carpi e Campus Italia 9, Romagna 6. Romagna 6. Quindi Fondi, come diceva il nostro allenatore in settimana, è lì all'ultimo posto dei play-out, quindi ha bisogno eventualmente di punti per esatto. Cercare in extremis di uscire dalla zona play-out. Di contro però sabato scorso si è infortunato il loro giocatore di punta, nonché capocannoniere del campionato, quindi dovranno oggi fare a meno di Valentin Canete, quindi grossa difficoltà, e va reso atto al Fondi che giocheranno questa partita con questa grave assenza, quindi potrebbe influenzare il gioco della squadra ospite. Direi però di sì. Aspettiamo che sia il campo a definire una il tutto. Una bella bocca da fuoco in meno per il Fondi, e quindi anche una possibilità in più per Cassano, che vedremo se sarà capace di andiamo sfruttare. Anche velocemente proprio a vedere le formazioni, quindi cominciamo ovviamente dal Fondi, ecco qua, eccolo qua, c'era, attenzione un attimo adesso, ecco qua, come vi ho detto, ecco qua c'è caduto, ma possiamo leggere anche i fogli, attenzione, eccola qua. Ecco qua, con numero 5 Angelo Panza, col 7 Alessio Miceli, con l'8 Paolo Orticelli, col 10 Patrizio Vanoli, col 16 Facundo Garcia, col 19 Daniele De Luca, col 29 Giuseppe Speranza, col 30 Francesco Trani, col 31 Leonardo Di Fazio, col 38 Luigi Arena, col 46 Mahmoud Lofti, col 61 Giovanni Di Biase e col 99 Hamza Fai. Poi Cassano, andiamo velocemente. Sì, parte il Cassano, perché nel frattempo agli ordini della coppia arbitrale Scalzi e Riolfati, no, adesso mi ricordavo di qualche 50 anni fa. Simone Monitillo, coadiuvati dalla delegato FGH Fabian Walter in panchina. Bene, parte Cassano. Parte con Cassano con completo Maranto. Savini in posizione di centrale, yes. Mazza e Moretti due terzini. Cabir in possesso palla pivot. Sulle ali abbiamo Bassanese, Saitta e in porta abbiamo Monciardini in questa Super prima fase. Moncia. Pochissimo spazio che riesce il grande Saitta Sciacallo da angolo zero a depositare in porta. Angolo morto completo, Luca. Pallonetto e palla al secondo palo, 1-0 Cassano. Golasso di Super Saitta. Possesso palla Fondi, maglia bianca pantaloncini blu. Doppio pivot, cambio, non c'è più possibilità di scarico, fallo sul giocatore del Fondi.
Fondi che schiera in posizione centrale con numero 38 Arena, poi si cambia anche con Vanoli. Kabir contiene il centrale del Fondi che chiedeva un passaggio dietro, il numero 10 scarica e va a tirare, ma a terzino destro contrato. Abbiamo visto con 99 Fai, con numero 7 sull'ala sinistra abbiamo Alessio Miceli, con numero 19 penso, quindi sull'ala destra Daniele De Luca e tra i pali ovviamente Garcia Facundo. Facundo, fallo su Savini. Del Cassano, 9 metri Luca. Sì, ritmi per ora non elevati, le due squadre, certo. Stanno Jack espletando la canonica fase di studio, poi vediamo se nel corso del match ci saranno delle accelerazioni. Ovviamente abbiamo citato tutti gli attori in campo, compresi gli arbitri, siamo dimenticati dei due allenatori, quindi rispettivamente ovviamente Matteo Bellotti per il Cassano e Giacinto De Santis per la squadra fondana. Certo, abbiamo completato i saluti e le presentazioni. Beh, abbiamo anche io il piacere di vedere Moretti in campo dopo un grave infortunio, quindi è sempre bello. Scarica, ma tocca un giocatore del Fondi, 9 metri. Ovviamente non c'è volontarietà, però viene punita. L'intercetto, sì, regolare. Attenzione perché siamo sotto passivo, taglia ecco, doppio, taglia. Saita, Savini. Savini, cambio di direzione, scarico, attenzione, non può più riprendere la palla. Ovviamente. Va, numero 7, non fa fallo su di lui e va, traversa. Traversa, non so se ha toccato Monciardino, non lo so, sicuramente intanto gli ha reso più difficile il tiro, quindi Vanoli ha preso l'occasione del primo gol per la squadra ancora ospite. Ancora senza angolo e ancora gol del Super Saita. Ne approfitta Saita, quindi Super Sciacallone. Per ora doppietta dell'ala mancina del Cassano. 2 su 2, uno il primo ricordiamo d'angolo morto, adesso aveva molto più angolo, infatti non ha dovuto ricorrere al pallonetto. 2-0 Cassano. E buona la ripartenza sullo scampato pericolo, graziati dalla traversa. Yes, palla troppo schiacciata a terra. Non so cosa è successo, forse palla sui piedi, attacco, non abbiamo capito esattamente cosa. Al fondo. Sì, penso che ha fatto un passaggio basso, forse sui piedi della sua ala. Comunque è un'infrazione contro il Fondi, palla Cassano 3-0. Abbiamo problemi tecnici. Comunque allora diciamo proviamo a chiedere Luca a Matteo se riesce a muovere il cavo. Il cavo perché non passa l'impulso. 2-0 per il Cassano. 4 minuti, cambio di direzione Mazza, brava la difesa dei Fondi a contenere, non è arrivato Savini Jack che adesso va a minacciare, cambio di direzione, scarico su Moretta, Panio, un palo, palo. Poi riprende Bassanese, bravo il super basso, che era questo, però Luca era uno schema, in realtà Bassanese doveva prendere la palla e andare a tirare perché era passaggio tramite palo. Tiro di Moretti, Savini cambio direzione, Mazza cambio direzione, sì, va verso il molto centro, bravo, viene fermato con scavalcamento sinistro, ma è arrivato l'altro giocatore del Fondi, è riuscito a contenerlo. 2-0 a Cassano, 4:37. Savini Jack da solo e lì è Vanozzi, si inarca, cambio direzione, piede sinistro, cambio direzione a destra, si infila col corpo tra i due difensori e quel momento è incontenibile. Perché riesce ad evitare l'intervento del difensore, sì. Lo stesso giocatore numero 46 ha subito anche il contatto. Sì. E ricordiamo che Savini a questo punto è incontenibile perché quando si infila contro un mezzo di avversari c'è solo la possibilità di fallo grave o rigore, e quindi 2 minuti, e quindi ovviamente anche per il difensore non c'è più possibilità. Esce il numero 46 del Fondi per l'infortunio proprio sul contrasto di Savini. Eh sì, diciamo è specialista difensivo, quindi viene mandato in campo facendo cambio attacco e difesa. Numero 46 Mahmoud Lofty, giocatore egiziano, che però in questo caso ha avuto la peggio sulla rotazione di... Non ho capito se ha preso un colpo o gli si è girato il ginocchio, perché si tiene il ginocchio in maniera molto dolorante. La palla, vediamo, c'è bassa, mi è sembrato di vedere una doppia, però va bene. Poi si fa neutralizzare il tiro da Garcia Facundo, che nonostante in questa fase della partita si abbia il sole in faccia, riesce a neutralizzare il contropiede, poi rimbalza ancora una volta fortunoso perché capita nelle mani di Kabil, quindi rimane in attacco Cassano. E siamo sul 3-0, passati 5 minuti, non riusciamo ad aggiornare il tabellone, adesso il primo time out. Tenteremo un reset della telecamera.
sfortunato portiere del Fondi, perché anche Kabir gol, schiacciata a terra da parte di Mazza. Kabir in traslazione, recupera da spazzatura, deposita. Numero 10, cambio. Manoli fai in penetrazione, subisce fallo, si deve accontentare di 9 metri. Devo dire che è sfortunato portiere del Fondi, perché è anche un orario stupido, che è proprio il sole in faccia alle 19.04. Mannaggia, peccato. Le partite sono ritardate di mezz'ora rispetto all'orario nostro canale, che è delle 18.30, quindi poi... col cambio dell'ora, quindi è stato sfortunato, perché poi adesso credo pochi minuti poi tramonterà e nel secondo tempo non ci dovrebbero essere problemi per i nostri portieri. È uno svantaggio per la squadra che in quell'orario lì gioca in quel lato lì del campo. Chi ha scelto il campo dovrà pensare anche quello. Non è facile. Allora, 7 minuti, punteggio 4-0 per il Cassano. Ma lì dice 7-0-8, 6-35. Sì, perché è stato fermato il tempo prima, quindi anche il tempo è fuori fase. Non è affidabile, diamo quello del tabellone. Ecco, scarico, palo ancora di Savini e parata del portiere su Bassanese. Secondo tentativo di Bassanese sulla respinta, quindi terza respinta, questo dato positivo, però poi ci mette una pezza Facundo Garcia, poi bello lo scarico per il pivot. Sì, però è già preso. Interviene in seconda battuta, non è riuscito a scaricare dietro la sua ala perché sapeva che era ammonito intanto il Super Saitta. Speranza in questa fase pivot, diciamo leggero infortunio per Lofty, quindi dentro col numero 29 Speranza nella posizione di pivot. Rimane Vanoli che attacca con Arena, doppio pivot adesso con molto largo, cambio di direzione, scavalcamento. Lo scarico per l'ala, la palla è sul fondo, ma c'era anche un fallo in precedenza su Vanoli, quindi possesso palla restituito al Fondi. Che riparte dai 9 metri, 4-0, siamo 7.35 secondi, doppio pivot ancora largo per il Fondi, lo schema, cambio di direzione, riesce a scaricare, è molto bello. È sfortunato anche in questo caso, attraversa. Semieta a sinistra, attraversa, avendo già superato il portiere. Non sembrava poterci arrivare Moncia, ma la traversa l'ha sostituito, poi azione continuata, non dà vantaggio la coppia arbitrale, Mazza, poi altra bella parata di Garcia Facundo. Attenzione, sono da parte opposta, Vanoli e altra bella parata questa volta di Moncia. Stavolta il tiro era nello specchio, ma si è dovuto allungare Monciardini. Non riesce a scaricare, fallo. Ritmo che sta aumentando, però anche... però il Fondi non segna. Pizzico di sfortuna, anche un paio di traverse, una bella parata di Moncia. Però ricordiamoci anche la palla schiacciata a terra che ha preso la traversa, che era nettamente sui 6. Quindi anche qualche errore da parte del giocatore del Fondi. Kabir esce, schema, Moretti centrale, che ora va nel suo posto a sinistra, esce in profondo, non so se non prende la palla, inferiorità numerica. Vai, e realizza Moretti. Tanto non ho notato l'intervento di prima di Said, aveva causato anche un cartellino giallo, quindi ammonito. L'ho detto io. Da quando ho tirato fuori il cartellino ho detto ammonito Said, sciacallone, cambio direzione. Molto buona la difesa del Cassano nei primi 9 minuti. 5-0 punteggio ora. Molto concentrata sul centro, anche perché il Fondi apre poco sulle ali e quindi... tanta roba amaranto sulla parte centrale della difesa. 5-0 Cassano, 9-14. Scarica ancora, poche idee, pivot. Bello lo scarico per Speranza, che realizza la prima rete del Fondi al nono minuto. Si sblocca la squadra ospite. Primo gol al nono minuto del Fondi. Bellissimo scarico del centrale del Fondi sul pivot che raccatta. Mazza, doppio piede. Savini ci pensa su, ripartiamo a destra. Cassano, ricordiamo ancora che Kabir viene da 4 sconfitte consecutive, tutte maturate nei secondi tempi, quindi mi ricordo nota 0, un parziale molto negativo a Merano della... quindi... eravamo qua a commentare, tu me lo dicevi Luca, quindi probabilmente oggi i nostri ragazzi vogliono accumulare più vantaggio possibile nel primo tempo per poter gestire Moretti questi cali. Ed eccolo qua ancora Moretti, seconda rete consecutiva per lui, è liberato così con un Saitta che taglia. Tanto aggiornamento, intanto palla persa in attacco, palla persa in attacco del Fondi, scarica a sinistra, palla persa, 6-1, siamo a 10-11. Aggiornamento intanto da Mezzocorona, dove stanno giocando le nostre ragazze, metà del secondo tempo, Mezzocorona 16, Cassano 14, quindi due reti da recuperare per gli Amaranto. Brave c'è ragazze. Ancora tempo per poterlo fare. Yes. Mazza, Savini, Moretti già autore di due bei gol.
uno adesso come al solito Saitta determina passi, riparte il fondi, attenzione, ripartenza. Cassano rientra, palleggiando così non si fa niente. Con Vanoli, cerca l'uno contro uno, poi cerca un pivot, ma ruba detto? Palla Moretti, tenta il contropiede con Bassanese. E questa volta supera Garcia. Bassanese era lì un quarto d'ora prima, che vuol dire che non era tornato. Sul 7-1 Giacomo De Santis è costretto a giocarsi il suo time out perché vede Cassano scappar via. Yes, primo gol al nono minuto, ricordiamoci del Fondi, che ovviamente non è una bella performance, vuol dire proiezione di 5 gol a partita. Dopo 9 minuti si è reso conto che quello che era stato preparato non viene messo in pratica in campo, quindi dovrà inventarsi qualcosa di diverso oppure riproporre le stesse cose, ma con una fatta in campo, certo, con attuazione un po' più puntuale, un po' più intensa. Quindi diciamo, infatti Cassano ha maturato questo tipo di gap 7-1, ricordiamo, per il fatto che ha concentrato molto la difesa sulle prime tre posizioni centrali dove il Fondi andava tipicamente ad attaccare. E quindi questo ha determinato un grosso vantaggio per il Cassano. Sì, ha costruito una buona difesa, come abbiamo visto, molto bravi sul timing, sulla scelta del tempo. Poi palloni recuperati, trasformati in prime e seconde fasi in maniera efficace. E anche sul gioco organizzato, difesa schierata, buone percentuali di tiro. Abbiamo per adesso una percentuale del 50% totale, mentre per il Fondo ovviamente un 10%, perché 10 tiri e un gol, quindi 10. Si fa presto fare una cosa di questo tipo. Abbiamo visto anche il Cassano, che quella volta che ha preso i pali, la palla poi è ritornata nelle mani del Cassano. Quindi da questo punto di vista è rimasto fortunato. Ripartiamo il punteggio, 7 Cassano, 1 Fondi in attacco in questo momento. Quindi ve lo vi aggiorniamo noi perché ci sono i problemi per... Sta lavorando il nostro Davidone, dovremmo esserci a breve, ristabilire il contatto. Un reset, adesso il Fondi attacca, scarica, ecco che va bello dietro. Lo scarico per il pivot, sì, era molto bello lungo. Lo schema del terzino che andava a fare il pivot. Ecco, rigore. Era bello lo scarico, ma un pelino lungo. Poi seconda fase a Cassano con Mazza per Saitta, rientrava di gran carriera Vanoli, ha toccato dentro la nostra ala, certo. Quindi tiro dai 7 metri. Oh, ci va Mazza, vediamo un attimo, attenzione, finta, no, sì, Panio nell'incrocio. Ben tirato, aveva intuito il lato Garcia, ma nulla ha potuto, tiro secco e potente. 8-1 punteggio. È entrato Superdorio, cambio di direzione. Sì, probabilmente fa cambio attacco e difesa con Kabir. No, Kabir è dentro. Ah, quindi con Moretti, con giustamente Moretti. Viene tenuto a riposo Moretti per la fase difensiva. E allora, grazie al nostro Super Davidone, abbiamo ristabilito la connessione. Eccoci con la qua. Avremo il punteggio, il tempo in sovrappressione. Passi di Fai. Esatto, un'altra palla persa in attacco. Continua l'emorragia. Abbiamo... Sì. Per la fortuna l'ha tenuto, se no c'erano 2 minuti. Ha infatti ammonito. Ammonizione per il numero 38 del Fondi, devo dire l'altro, Fai, quindi 99. Il tunisino Hamza Fai. Riparte Cassano, 8 Cassano, 1 Fondi. Ricordiamo Fondi che ha fatto il primo gol al nono, rischia di fare il secondo non so quando. Carico è un po' largo, ma riprende Moretti, che adesso riparte. Savini supera l'uomo, a quel punto libera l'ala solo, non lo può prendere, ma bellissima parata portiere Fondi. Riparte il Fondi, vediamo, Cassano sta rientrando, 10 continua a palleggiare, perde tutto l'abbrivio, sì. La pallamano dice che il passaggio va più veloce del passo e quindi bisogna passare la palla. Aveva mosso bene la difesa, doveva scaricare un pelino prima del fallo, però noi diciamo sempre da qua seduti è tutto semplice, sì, poi certo. Bisogna andare sul campo a farlo. In corsa con gli altri che ti accarezzano, esatto, diciamo così, con dolcezza. Persa la prima palla persa per il Cassano con scarico di Savini che attenzione va a chi? Contropiede e poi intercetta Mazza. È chiaro che in mezzo tante maglie amaranto è difficile poi andare a pescare il jolly il tuo compagno di squadra. Sì, diciamo che il Fondi con 7 reti da recuperare doveva rischiare, forzare un po' e non chiaramente
questo ti porta anche a questo tipo di errori, ma ci sta, non hai molto da aspettare, sei sotto 8-1 dopo metà del primo tempo, hai recuperato una palla, c'è una mezza possibilità di contropiede, è giusto provarci, poi ma sai, in mezzo a quattro maglie Amaranto ci avrei pensato un attimino. Ecco Savini, cambia direzione, scarico su Mazza, liberissimo gol, molto bello sul secondo palo basso, si è schiacciato, beh, però lo, se ci qua 40% del lavoro ha fatto Savini con superamento del suo uomo e ha liberato nel corridoio Mazza, che è venuto a rimorchio di fianco e ha tirato un cannone in porta. 9-1, siamo 14-54, siamo allineati anche come punteggio. Doppio pivot fondi, numero 10 Vanoli, va a tirare, tiro centrale, neutralizza Kabir, tiene, tira su Mazza, poi il contropiede per Saitta, Saitta, portarlo a nozze, palo, stavolta toccato anche credo Garcia, perché non ha, si è rallentata molto la palla, quindi deviato al portiere, numero 38 scarica Vanoli, va. Uno contro uno aveva realizzato, ma c'è stato il fischio precedente Saitta, dell'arbitro, due e minuti, due minuti Saitta, a Saitta che è andato a interferire con una interferenza pericolosa sulle braccia del giocatore che stava entrando. Quindi possibilità di superiorità numerica per il Fondi sul punteggio di 9-1 e sul minutaggio di 15-21 del primo tempo. Siamo a metà del primo tempo. Mi è entrato uno sciacallo Branca. Oltre ad essere stato il primo cartellino giallo, ora anche il primo sanzionato con un'esclusione di due minuti. È entrato giustamente un Branca, però ho visto. Eccolo lo là. Scarico per l'ala destra, ma ancora una volta Monciardini su De Luca. Eh sì, è bello avere un portiere così. Quando fai dai 5 metri di libertà all'ala e poi dopo non si. Attenzione perché Castano sta giocando con l'extra player. Quindi se il giocatore in movimento senza portiere, se ci sarà con il super Dorio pivot, se ci sarà un intercetto o qualcosa di questo tipo, ovviamente a porta sguarnita bisogna stare molto attenti. Non sbagliare. Moretti, Savini centrale, Mazza di qua con Dorio largo, ma che pettinatura c'ha Dorio, si è pettinato con un petardo. Adesso vediamo qua Savini, cambia direzione, si fuma l'uomo, scarica su Mazza, doppio pivot, Moretti a spazio, Paniona, tocca Garcia ma non riesce a fermare la palla. Eh sì, con queste possibilità Moretti poi dopo va per le aree e a quel punto lì è molto più difficile tenerlo. Dopo due diagonali, difesa in difficoltà, arriva Moretti a rimorchio, a quel punto ha molto aperto, libera l'ala del Fondi, completamente libera, se n'era dimenticato, adesso prova ancora, seconda paratona di Monciardini che gli assegniamo volentieri. Eh sì, Monciardini ora viaggia all'83%, quindi non so se mi spiego Luca. 5 parate, un gol subito su 6 tiri nello specchio della porta, non decisamente so numeri importanti. Garcia da canto suo sta rispondendo perché anche lui sta parando con 44%, che non è male, però per un portiere sì. Il Cassano è stato più incisivo, più possessi palla arrivati a conclusione, il Fondi sì. Il demerito principale che sono arrivati solo 6 volte al tiro contro i 15 fino a questo momento del Cassano. Mazza, sicuramente superamento, rigore, 2 minuti. No, il gol viene convalidato, quindi ha dato allora, il vantaggio, poi c'è 2 minuti. Anche per il Fondi il primo escluso, 29 Speranza. Ricordiamo che praticamente in questo caso avete visto il bellissimo movimento di Mazza che andando a destra ha portato il peso a sinistra, ha superato l'uomo che a questo punto l'ha agganciato, è riuscito a tirare e a prendere la sanzione grave di 2 minuti per il giocatore Fondi, che tutto godimento per la squadra del Cassano perché vuol dire segnare e mettere la squadra del Fondi in inferiorità su punteggio di 1-1, di 11-1, non so se mi spiego. Da notare che il primo gol aveva fatto il nono Luca il Fondi, siamo al 17esimo, sta tenendo una media di ogni 9 minuti, non è male. Abbiamo detto proiezione di 5 gol al fine partita, non è tanto bello per l'allenatore. Dispiace. Adesso caro c'è Luca. Il time out di Bellotti, quindi anche lui vuole correggere qualcosa, probabilmente recuperato il settimo giocatore in campo vorrà fare qualcosa di particolare sulla superiorità numerica questa volta, quindi sì. Il Fondi giocherà 1:20, 1:40 ancora in uomo in meno, quindi vuole dare organizzazione a questa fase di superiorità numerica. Per il Fondi sembra essere notte fonda, e vediamo se De Santis riuscirà a trovare qualcosa, quantomeno per fermare l'emorragia e poi tentare una difficile rimonta. Se sotto di 10, non ancora finito neanche il primo tempo, anzi siamo un poco oltre la metà del primo tempo, chiaramente abbiamo detto all'inizio
l'assenza di un giocatore fondamentale, ricordiamo capocannoniere di tutta la Serie A Gold, Valentin Canete, quindi sicuramente una bocca da fuoco. Infatti l'abbiamo detto, venuta meno. È un handicap per il Fondi altissimo che doveva essere compensato con un gioco di squadra che per adesso non c'è stato, anche per la buona prestazione del Cassano e anche per la buonissima prestazione di Monciardini, che abbiamo detto più di 80% di efficienza alla parata, vuol dire effettivamente Dunica, abbiamo detto 6 tiri un gol, ovviamente vuol dire per lui avere impedito un bel numero di gol del Fondi, e si vede. Riparte il Fondi, 17-44, 11-1, l'ala va, 19 scala, va all'ala, e ora l'ala va pivot, scambio quasi palla persa. Arena, non è un passaggio bene. Difficilissimo sull'ala, riesce a recuperarla, a giocare Vanoli, fai prova da fuori, sì. Trova il varco giusto, ma non c'era, un po' coperto, poi si autoaccusa del gol subito, anche se sì. Non siamo così sicuri. Dobbiamo dire che era, stava già andando via in traslazione a destra, il terzino del Fondi ha visto e ha, senza nessun caricamento, proprio di primo istinto, ha sparato senza elevazione al l'incrocio, prendendo il jolly. Ecco che mi va in salita Mazza, Moretti a spazio, viene intercettato, però quella volta che il portiere del Fondi, no, palla in possesso del Fondi, palla è uscita prima dalla linea di fondo, quindi rimessa per il portiere stesso, quindi per Facundo Garcia, che di suo sta cercando di mettersi fare l'impossibile, sta viaggiando col 45%, che è comunque una buona media. Yes. E poi piccola correzione, perché il temato di prima non era di Bellotti, ma era lo stesso De Santis che ha deciso di giocarsi il secondo cartellino verde già nel primo tempo, una cosa insolita, però su questa, la situazione su questa distanza era lo richiedeva, abbastanza grave dal punto di vista sportivo, quindi ha preferito giocarselo subito. È inutile aspettare il secondo tempo quando le cose ormai sono già andate in un certo compromesse. Modo compromesse. Yes, ancora inferiorità per un secondo per il Fondi, ecco che è arrivato l'uomo, ha recuperato, rientra, l'importante è che rientra 46. Lofti, perché quel passivo, piccolo infortunio di prima, quindi altro elemento importante ora. Para Monce con tiro forzato, esatto, era sotto passivo, quindi doveva tirare, però non l'ha fatto in maniera convinta, ha tentato un mezzo pallonetto, ma sì, ma col portiere gestito primo pale tranquillamente da Luca Monciardini. Cassano 11, Fondi 2. Effettivamente il secondo gol l'ha fatto al 18esimo. Diciamo un gol ogni 9 minuti, non è una grandissima media. No. Moretti scarica su Mazza. Gira Savini, palla a Cassano, era molto veloce. Prova a muovere il piede, cerca di scarico, ma non c'è fallo, si può ripartire. Attenzione al contropiede sull'out, sulla faccia sinistra. Arena, ancora Vanoli. Trova lo spazio, ancora una volta sfortunato. Certo che però, voglio dire, uno sciacallone, Bran è partito sul tiro. Attenzione, la rete non viene convalidata, mi ha dato infrazione di 2 minuti. Interferenza al giocatore del Fondi, numero 38. Ma quindi la rete è convalidata? Sì, yes, perché sì, è rimessa dal centro. Ho sentito l'arbitro fischiare, convinto che avesse fischiato infrazione di passo, invece stava fischiando la sanzione, esatto, a Luigi Arena. Però con lo sciacallo ha segnato Branca, chi è che ha segnato? Sì, sì, è partito Branca in contropiede. Praticamente quindi è partito sul tiro, io l'ho visto, col cavolo, mica aspettato, sciacallone. Diciamo che anche prima un pizzico di sfortuna sì, per il Fondi, perché già terzo o quarta traversa ha Monciardini battuto onestamente, quindi anche la cattiva sorte. Oh, va chi c'è, numero 14, com'è? Lazzari. Per giocare in 5-1 avanzato. Sempre Fai che prova a liberarsi, non riesce a farlo, ma metri, l'arbitro ha fischiato, quindi buono l'intervento di Dorio, seppur in affanno, ma riesce a contenere quanto basta, concede un semplice 9 metri, prende gioco intanto con Vanoli, sempre 1:20 di inferiorità numerica per Vanoli, che questa volta trova finalmente la soddisfazione personale, perché se lo meritava, bisogna essere onesti. Tanto vediamo Lofti in campo, ma ancora vistosamente zoppicante. È vero che lui gioca più, quindi non ha, però diciamo, ti devo sulla dire corsa, abbiamo visto zoppicante, sì, poi sulla posizione. Devo dire che anche in difesa giocare così, insomma, è molto invalidante. Chiaramente non ha le reattività che si chiede a un difensore, anche a un pivot, è di posizione. Hai visto?
guarda caso il suo giocatore Mazza aveva un chilometro quadrato, anche no, perché lui si è tardato sul pivot. Stringe i denti e storicamente si mette a disposizione del coach e dei compagni. Ecco ancora, vedi? Palla un po' lunga per Saitta, un po' troppo di dentro l'area. Lo scarico, sì. 12-3. 22 minuti primo tempo. Inferiorità numerica, che giocherà col power extra player anche extra per player, sì. Fondi. Per i fondi, senza portiere. Lazzari con quasi marcatura privilegiata. Sì, un 5-1 sbilanciato sul terzino mancino. Molto profondo, spazio per Vanoli che prima ne ha approfittato, ha tentato di fare altrettanto. Una botta in faccia, penso, al difensore del Cassano, cioè di fianco al Superdorio. Vediamo chi c'è, Mazza, deve aver preso una trambata sui denti. Ora recupera, controlla, Canini ci sono, quindi possiamo andare avanti. Adesso è arrivato Cabir, sposta Dorio. Bel gesto, si chiarisce, chiaramente era involontario, ma si sono chiariti ugualmente con Lofty. Sempre bello vedere questi gesti di fair play in campo. Vanoli nel frattempo esaurito la sanzione, è rientrato, poi scusate Arena, poi con Vanoli che ha cercato uno scarico sull'ala, intercettato da Saitta, ma c'era anche fallo sullo stesso Vanoli, quindi si riprende con 9 metri. Gira palla a fondi alla ricerca del varco. Sempre Vanoni che è più trepidente, passivo, deve provare da fuori, ha trovato il varco anche questa volta. Bravo, transazione a destra, non era tanto elevazione, però è caricato bene e ha frustrato l'incrocio dei pali alla sinistra di Monciardini, secondo palo per chi ha tirato. Federico Patrizio Vanoli, italo-argentino, centrale della squadra fondana, la sua seconda marcatura consecutiva, quindi si è sbloccato dopo un paio di traverse immeritate. Va Mazza, scarico, prova la gioia del gol. Bravo, bello intercetto, il numero 19 del Fondi che non riesce a far scaricare su Branca, che aveva il vantaggio dello spazio. Cabir cerca di uscire, si porta tra secondo e terzo da destra, adesso avanti Savini, eccolo lì, adesso Cabir si sposta, Lazzari, poco spazio, entra, il pivot che ha tagliato. Invasione del pivot, in maniera quindi regolare, vanificato, yes. L'azione di Branca, yes. Contropiede con Arena, uno contro uno su Mazza e due minuti di Mazza. Aveva già fatto il superamento, Mazza voleva stare solamente sulla mano dell'avversario, ma ha preso anche il corpo. A questo punto chiara trattenuta, 2 minuti. Mazza tentava di professare innocenza dicendo sì, l'ho preso Mario davanti, ma in realtà Vanoli era già un po' passato. All'inizio quindi... davanti, ma quando ha fatto lo scavalcamento gli ha tenuto la mano, però l'attaccante... Per onestà intellettuale, devo dire, sono d'accordo con la decisione dell'arbitro. Sono d'accordo anch'io, palla persa del Fondi. Cioè inizialmente era giusto l'approccio, poi dovevamo darlo. Esatto, Arena ha conquistato il vantaggio, esatto, quindi giusta la sanzione. Quindi Cassano 12, Fondi 4, ha migliorato la percentuale di gol al minuto, non è più ogni 9 minuti un po' di meno, ogni 6 perché ne ha fatti 4 in 24 minuti. Adesso è entrato un giovincello numero 43 del Cassano come ala destra, Savini, Dorio, Moretti centrale. Salvati per dare il super salvati. Cambio a Mazza che nel frattempo è fuori 2 minuti, quindi posizione terzino destro. Sì, e trova il varco Savini. Nel frattempo ricordiamo che Cassano era in extra play, quindi in attacco e c'era parità numerica. Certo, e Savini ha trovato il varco giusto sul movimento. Si è aperto un chilometro quadrato sul cambio di direzione di Savini, che sembrava scaricasse, invece è andato in penetrazione. 5 minuti alla sirena, Cassano che conduce sempre per 9 reti, con 9 reti di vantaggio. Rigore sul pivot. Lofty, bella la posizione, bella ricezione, va a guadagnarsi un tiro da 7 metri. Probabilmente se ne incaricherà numero Vanoli. Pronto, segna del 7. Esce fuori Monciardini al limite dei 4 metri. Finta. E segna. E realizza. Sulla gamba di appoggio di Moncia, molto bravo, perché Moncia aveva alzato la gamba destra, quindi perno sul piede sinistro, quel punto portiere non fa niente. E l'attaccante del Fondi lì deposita il pallone sulla gamba d'appoggio portiere. 13-5, 25-47. Sta provando a riportare sotto i suoi Vanoli sulle ultime 3 reti. Dopo le iniziali di speranza e fai.
Lazzari, uno contro uno, incrocia con Salvati. Savini. Rovini, Salvati, cambio direzione. Scarica. Ma riesce a fermare. Brava. Fallo su Lazzari, che aveva scaricato, ma il difensore era, del fondo, palla via di mezzo tra Dorio e Salvati, ma era sotto fallo, era quindi sotto il difensore fallo, quindi, passivo. Però è passivo, giustamente non c'è pericolosità in questo attacco del Cassano, quindi gli arbitri alzano la segnalazione di passivo. Due passaggi sono già andati, quindi ancora due a disposizione, vediamo chi si incaricherà uno, del tiro. Rovini, Savini, cambio di direzione, carica, deve tirare, Salvati, tira, cerca, sì, un secondo palo, ma allarga troppo la traiettoria, era anche disturbato, però sì, nulla di fatto. Ok, di parte possiamo. Fondi, ci ha prova, ha provato a sorprendere tutti Arena, ma con che, questo tiro improvviso, e poi ora Saitta, ben servito da Monciardini, che l'ha visto partire con la coda dell'occhio, recuperato palla, ha servito bene, molto molto bene. Saitta, quando è partito, lui è partito quando ha visto che l'attaccante tirava e che non era pallone pericoloso per Monciardini, cioè era facile preda, quindi lui è immediatamente è partito come una scheggia, si è trovato a 10 metri di distanza dai difensori della Fondi, quindi Moncia l'ha visto, è facile servirlo. Numero 10, scarico. Vai, scarico Pio per Lofty, che si guadagna un'esclusione. Sì, due minuti per capire, c'è anche secondo me un taglio in area. Vediamo, nel senso che probabilmente, quindi 7 metri, sì, sì, quindi unplane, rigore due minuti. Ho visto un bel passaggio nell'area del Cassano di un difensore del Cassano che poi andava a recuperare la posizione. Cassano che prova la carta del cambio portiere, quindi potrà neutralizzare questo tiro da 7 metri. Nicolo Riva, sempre super Manoli Riva, sui 7 metri. Riva viene infilato. Il risultato non cambia, stesso lato del tiro precedente, e questa volta non ha fatto le finte, quindi una piccola variazione l'ha fatta, però il lato è quello. Chiaro, e il risultato è lo stesso, palla in fondo al sacco. 14-6. Cassano che rimane in extra player, quindi con l'esclusione di Kabir. Marcatura uomo di Savini, penso sì. Sì, De Luca su Savini. Gira palla Lazzari. Lazzari con Salvati, ovviamente senza aspetto. Ed eccolo qua il time out di Bellotti. Del super Bellotti. 2 minuti e 10 alla prima sirena e Bellotti giustamente si gioca il time out che altrimenti non avrebbe potuto utilizzare nel secondo tempo. Senti, quindi, una cosa Luca, ma 1.35, numero 44 è fuori del Fondi, giusto? No, no, è nostro, Kabir. Kabir, sì, è vero, sì, sulla, che gliel'ha dato. Sul tiro dei 7 metri precedenti. Guardavo, sì, ho detto mi sembra, quindi a questo punto il Cassano starà giocando un power play e quindi parità numerica. Sì, adesso Bellotti ha deciso di chiamare il suo time out, situazione di inferiorità che si protrarrà fino al termine del primo tempo, perché mancano 2 minuti e 10, di cui 1 e mezzo in inferiorità numerica, quindi oltre questo attacco probabilmente anche la prossima difesa e il possesso palla eventuale successivo saranno in situazione di uomo in meno, fermo restando gli extra player per l'attacco, quindi starà gestendo e dando indicazioni ai suoi giocatori per gestire appunto queste fasi, e poi anche il Fondi che dopo l'avvio shock ora in queste fasi si è un po' ripreso, quantomeno sì, ha impedito che il punteggio si allargasse ancora, si siamo sempre su no, più o meno da sugli 8, sugli 8 gol di svantaggio, quindi esatto, sì, due gol li ha recuperati, però ricordiamo che ha possesso palla Cassano, quindi potrebbe andare da più 8 più 9, in ogni caso vuol dire sempre per il Fondi. Diciamo, negli ultimi 10 minuti il gap è sempre intorno agli 8-9 gol, 8-10 sai, minimo di range, però diciamo ha interrotto l'emorragia iniziale. Sì, ha stabilizzato il gap. Vediamo Lazzari a destra, va adesso al centro, Salvati scarica su di lui. Uno contro uno, scarico per Saitta, la palla non è pulitissima, continua a girare palla. Ecco, superato. Oh, Lazzari! Grande. Ha dovuto lasciarlo andare perché sul suo primo cambio di direzione si era trovato il difensore sulla schiena. Bravissimo. Poi, bravo a anticipare, sì, il tiro, perché aveva eventualmente ancora un passo, ma anticipando il tiro ha impedito a Garcia di prepararsi alla parata. Sì. Proprio rubato il tempo al portiere. Tanto si è parte opposta. Vanoli, altrettanto bravo, elude la difesa di Dorio per evidenti mismatch di velocità di gambe, e poi tiro improvviso anche per lui e supera l'incolpevole Monciardini, non ha avuto quindi tempo 15-7. Di reagire sul tiro veloce. 15-7, ancora extra play per Cassano. Vediamo l'attacco del Cassano,
Va Lazzaro ancora con cambio di direzione. Lo tengono stavolta. Ciao. Non lo prendi più. Ancora una volta. Rapidità di azione, quindi recuperato palla, tirato immediatamente. Poi però attenzione perché siamo già alla parte opposta, Arena. Vanoli. Blocco di Lofty, lo stesso Vanoli, ma neutralizza Monciardini. Ancora qualche secondo, poi potrà rientrare Kabir. Eccolo qua. Attenzione, è successo qualcosa. Chiama l'arbitro. Forse è entrata irregolare di Kabir. Vediamo se Kabir probabilmente è entrato in sì, qualche istante in anticipo. In anticipo rispetto al coso, quindi potrebbe esserci due minuti. Due minuti, certo. Due minuti a Kabir. Sì, diciamo che la regola è che oltre a guardare il tempo in cui devi entrare, devi aspettare che venga tolto il bigliettino sul tavolo, quindi okay. Anche se tecnicamente è il secondo che tu devi rientrare, ma non è il tempo, ma il biglietto l'autorizzazione è il biglietto. Esatto, quindi ha avuto quell'attimo di fretta di troppo, chiaro. Kabir, ingenuità, e quindi seconda sanzione. Ora attenzione perché chiaramente alla terza, ricordiamo, dovrà abbandonare in maniera definitiva il terreno di gioco. Intanto Cassano fa un cambio. Ah no, c'è anche un altro uomo in meno. Sì, adesso per un paio di secondi deve stare con doppia metà numerica, chiaramente sì. Attenzione, perché si stanno parlando per capire quanti uomini devono giocare. Adesso chiaramente Kabir riprende due minuti, quindi dovrà stare fuori altri due minuti. Ovviamente un suo compagno dovrà star fuori per qualche secondo, infatti rientra subito Filippo Branca. Ovviamente la sanzione di prima non era stata scontata a pieno e quindi... Sì, quindi c'era un giocatore in più che doveva star fuori per due secondi, poi... Rientrato, comunque ripreso il gioco, sempre uomini in meno per Cassano. Però 10 secondi al termine della prima azione di gioco, deve andare a tiro Fondi se vuole realizzare, scarico per Lofty che aveva guadagnato sulla posizione ma non riesce a raggiungere il pallone. Beh, quindi devo dire che la palla era schiacciata sì, ma ad allontanarsi, non era facilissima, esatto, sì, sì. Non era verso di lui ma era ad allontanarsi, quindi è vero che ho preso la posizione, ma il rimbalzo me lo devi dare che ci arrivi. Bene, concludiamo il primo tempo con un ottimo Cassano. 16 Cassano, 7 Fondi. Ora il Cassano normalmente inizia il secondo tempo nell'ultimo mesetto prendendo i parziali 7-8-0, con cui dovremmo stare un po' tranquilli, magari nel secondo tempo riusciamo a giocarcela in parità. Scherzi a parte, però diciamo che questo è l'andamento delle tue partite, quindi ci prendiamo un attimo di pausa nella speranza che oggi l'andamento sia diverso. Certo, a fa poco, sì. Ciao! Ciao.
Eccoci qua. Bentornati. Abbiamo detto primo tempo decisamente dominato da Cassano, un parziale di 10-1 dopo 11-1 dopo massimo 10 perfetto. Dopo ha recuperato il Fondi che aveva una media di un gol ogni 9 minuti, poi ha fatto il secondo gol effettivamente al 18esimo minuto, poi ha recuperato dando sotto anche, quindi adesso il gap è di 9 gol, 16 Cassano, 9 Fondi, quindi ha recuperato un po' nel finale, però ovviamente è una grande distanza, abbiamo detto anche giustificata dal fatto dell'assenza del capocannoniere del Fondi e quindi anche del gioco del numero 46 meno matto del pivot del Fondi che ovviamente dà il suo contributo per quello che può, però diciamo vediamo che sì, non diciamo, è al 100%. Mentre in attacco il ruolo del pivot è un po' più statico, quindi si sente meno l'handicap a ginocchi, però soprattutto in difesa ha dovuto lasciare ampi buchi, quindi ne hanno approfittato i giocatori. Ora si riprende il gioco con primo possesso palla per il Fondi che deve recuperare queste 9 reti. Il Cassano deve. C'è ancora 59 secondi di. Deve evitare di fare quei blackout che l'hanno contraddistinto nelle ultime 4 partite. Che brutto passaggio! Oh, il pivot! C'era il pivot che era liberissimo. Cassano ancora in inferiorità numerica dovuta alla doppia esclusione temporanea di Kabir, la prima per fallo, la seconda perché è rientrato qualche istante prima. Piccola ingenuità per il nostro pivot, ora palla persa in attacco. Attenzione, si è fatto male Dorio, non so se è Dorio. Dorio non mi l'ho sembra, visto, sì. Effettivamente non l'ho visto, forse dando in contropiede, non ho capito, non so se, non ho capito se... se si è scontrato con qualcuno, esatto, però... o ha fatto tutto da solo. Eh sì, per botta me... anche per lui, per botta forza, al ginocchio. O botta o storta, perché... si è trovato a terra in un attimo. Io stavo guardando un altro punto del campo con il ritorno del possesso palla del Cassano. E quindi vediamo il Cassano che va in attacco con Moretti. Moretti centrale, Mazza a destra, Savini a sinistra. E quindi adesso va a doppio pivot l'ala, Moretti scarica, Savini cambia direzione, arriva a Mazza, eh sì, Moretti all'incrocio, da qua bellissimo vedere su questo scarico, palla persa, ci sarà Mazza che va a liberarmi chi? Branca contropiede, palo. No, ho fatto in tempo a vedere se l'ha toccata Garcia, ma sicuramente no, palla è incrociata dal palo. Ma non sembra perché è arrivato sul palo molto veloce. Cassano che è tornato al massimo vantaggio più 10. Punteggio 17, Cassano in difesa, 7 Fondi. Fallo sul giocatore del Fondi. Carico sull'ala, ma è già praticamente marcata. Cambio direzione, tenta di tirare di polso sul secondo palo, pur spinto a destra. Pallo sul giocatore del Fondi, riparte il Fondi, numero 38, fa ripartire il doppio pivot. Eccoli, tira intercettato, chi mi va? Ho visto, eccolo là, Saita. Da parte opposta e... Traversa, primo palo di banco della traversa di Saita. Inferiorità numerica del Cassano, vediamo se giocherà Saita, torna come un treno e va a prendere la palla, bravissimo Gabriele. Ora opportunità per Salvati. E segna. Che non sbaglia, però bravissimo Gabriele dopo l'errore a tornare prontamente in difesa e rubare palla. Tanto abbiamo detto le partite sono in contemporanea quest'oggi, quindi velocemente i risultati altri campi. Bolzano-Merano 13-16. Brixen Sassari 11-14, quindi Sassari conduce di 4 in trasferta a casa della capolista. Carpi con Bressano 10-16 e Fasano Campus 23-13. Pressano Secchia Rubiera 14-15, quindi e infine Siracusa Romagna 12-9, quindi un paio di risultati che potrebbero essere a sorpresa, ma ovviamente siamo all'inizio del secondo tempo su tutti i campi. Ancora segna. Vanoli dai 7 metri, miglior marcatore dei suoi, 5 reti sulle 7 totali, ovviamente anche con
3 rigori. Tiri dai 7 metri. 18 Cassano, 8 Fondi. Siamo a tra 4 minuti del secondo tempo. È entrato Moretti, poi è ritornato sui suoi passi per far entrare Giovincello. Salvati, terzino destro, Mazza in mezzo e Salvini a sinistra in questa fase. Eccolo qua Salvati che ora scarica su Salvini, cambio Mazza, va lì ancora lui, pivot, bello lo scarico visto, per Kabir, bella la respinta di Garcia, ma grande assist di Savini. Poi Kabir si fa opporre il tiro, ma dalla parte opposta Luca Manciardini per Mazza in contropiede e realizza. Mazza. Nuovo massimo vantaggio, più 11. Del Cassano. Monciardini sta viaggiando ancora sopra il 50%, esattamente al 53%. Gli risponde da par suo però Garcia, anche lui 41%. Era l'83 Moncia però, vuol dire che ha incominciato a segnare qualche gol il Fondi. 19-8, ancora il massimo quella, no addirittura battuto era più 10, adesso siamo più 11, però possesso palla Fondi. 99, cambio, scarico sull'ala, non c'è spazio, riparte Fondi, deviazione, brutto scarico, due belve ci sono, Mazza che mi va su, Salvati, ancora Garcia, palla poi scappa in fallo laterale, quindi rimarrà in attacco Cassano. Cassano, piede sinistro di richiamo del portiere del Fondi, va a prendere la palla del giocatore che dai 6 metri Cassano sbaglia. Giovincello. Beh, però per Garcia 14 parate, quindi direi il suo l'ha fatto abbondantemente. Alla grande, ha tenuto a galla la squadra tenendola per un gap consolidato, adesso sembra che si allarghi. Salvati, Savini, uno contro uno, incrocia con Mazza. Trova spazio. Salvati sull'uscita di Garcia, tiro schiacciato, va a realizzare. Ventesima rete per il Cassano. Poi sentiremo anche coach De Santis, però il Fondi probabilmente con l'infortunio di Canete la settimana scorsa ha un po' rinunciato, aveva ancora qualche speranza di poter agganciare un posto con una salvezza immediata senza passare per layout, poi probabilmente l'infortunio di Canete ha fatto in modo che questa partita venisse gestita più come un buon allenamento, sì. E poi si giocherà tutto con i play out per l'obiettivo salvezza, quindi poi chiederemo conferma, poi magari non volutamente ma anche a livello inconscio ci può essere che si possa affrontare la partita con meno entusiasmo del dovuto, mancandoti il tuo giocatore più forte. Bella Mazza in traslazione a destra, in croce, va a segnare, non era facile. Primo gol precedente l'aveva fatto il pivot del Fondi, nono gol, 21 Cassano, 9 Fondi. Vediamo, adesso riprende, siamo a 7 minuti del secondo tempo. Passi! Sì, passi, poi probabilmente c'era anche sfondamento su Kabir, quindi vanificata l'azione di Vanoli. Si riprende con Savini in seconda fase, Salvati poi decide di fermarsi a giocare... Azione ad attacco schierato, senza spingere ulteriormente. Dicevamo, troppo il gap per pensare che questo sia il reale valore del Fondi, quindi risultato finale che doveva essere anche tarato sull'assenza e sull'approccio dei giocatori laziali a questo tira match. Mazza, non so se ha parato, però sì, no, parata era di Garcia sull'angolo basso, bellissimo. Con lungo a destra, con piede destro, ha perfettamente indovinato dove era addirizzata la palla di Mazza che traslando a destra ha incrociato sul suo secondo palo, anzi su quello che inizialmente era il primo palo, e il portiere era lì, in spaccata. Numero 10, Vanoli, libera. Arena, ancora una volta Moncia, ecco, attenzione che... contropiede. No, ok. Poi decide di scaricare sull'uomo vicino. Eccolo qua,
fondo, bravissimo. Bravo, bravo De Luca, guadagnato lo sfondamento su Mazza. Bravo, 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 ci ha messo lì lo sterno, mani aperte, gombro giusto, Mazza è andato a sbattere contro di lui, che è caduto a terra, sfondo classico. Di solito una volta gli arbitri non li davano lontano da 6 metri, adesso li però danno diciamo anche. Con la velocizzazione del gioco è giusto premiare anche queste scelte di timing dei difensori, che chiaramente il giocatore sta guardando di ricevere il pallone, quindi non ha piena coscienza di dover difensore rubandogli il tempo. Anche qua vengono giustamente premiati queste scelte azzeccate dei difensori ed è giusto così, credo. Esatto. La pallamano si evolve, quindi è anche giusto premiare questo tipo di azioni. Ecco qua, Bazza cambia direzione a destra, scarica, bravo Savini. Savini trasla a sinistra, usa il suo braccio destro usando il polso alla fine per portare il pallone sul suo secondo palo, il palo di sinistra dove il portiere non ci si trova perché stava seguendo il movimento di traslazione. Molto bravo con questo polso, con tiro non era assolutamente forte ma assolutamente ben piazzato con un tempo perfetto. 22-9. Tanto rivediamo in campo a posizione pivot con 29 Giuseppe Speranza, probabilmente anche come dicevamo prima in ottica play out. È inutile rischiare ulteriormente Lofty, che sta ancora giocando vistosamente claudicante, quindi probabilmente ha ritenuto opportuno conservarlo. Va a prendere su Branca, che riesce a difendere la posizione col difensore, tiene la palla, a questo punto si gioca uno contro uno e va a segnare. 23-9. Dorio è rientrato, quindi la sua, anche nel suo caso l'infortunio non era grave, quindi può rimettere i piedi in campo e questo ci fa sempre piacere. Yes. Chiunque sia il giocatore. È uno sport di contatto, quindi serve gli scontri, gli infortuni. Ma lo capisce Savini, ci mette la manona, difende la palla e riparte la seconda fase del Cassano. Mazza, tanto spazio, passi. Passi, chiaramente segno. Passi, Mazza reclama la sua innocenza, ma l'arbitro ovviamente fa continuare il gioco. Persa la e palla. Poi non gestisce il possesso palla. Cannonata sull'ala destra della Fondi, che cerca di prendere il pallone, ma il pallone rimbalza e va in possesso il Cassano, che ha la possibilità di azione del 24esimo gol. 23-9, 11 minuti della secondo tempo. Tanto è tempo di turnover per Bellotti dentro Giovincello. Simone Rabun, abbiamo visto anche Germano Albanini tra i pali, quindi le prossime azioni del Fondi saranno difese dal numero 99 del Cassano, estremo difensore a disposizione di coach Bellotti insieme a Monciardini e Riva, che abbiamo già visto prima in occasione di un tiro di 7 metri. Grande, cosa dà? Forse passi. Fallo in attacco, ho capito se sfondamento su passi, che però va può partire il contropiede. Un contropiede del Fondi, Panion, primo palo, gol. Miceli, numero 7, a realizzare la sua prima rete. Ah, e infatti, perché dall'ala sinistra Monciardini ne ha presi 3 o 4. Sì. Ora vediamo ancora cambio, vediamo uscire Branca, rientra Bassanese. No, Branca rimane. Branca rimane però sulla... quindi è uscito Saitta, Branca viene spostato a destra e Bassanese a sinistra. Mentre c'è marcatura uomo su Savini. Quindi dovranno gestire palla la Bruna e Salvati. Bravo, cosa ha dato? Fallo. Fallo in partenza. Fallo in partenza su Sabati, che poi aveva trovato anche la via del gol col braccio sinistro con un cambio di mano. Ha avuto qualcosa a dire il difensore. 2 minuti, numero 28 se non sbaglio. 38 Arena, ingenuità, perché ha fatto segno l'arbitro che era più sfondamento che fallo. L'arbitro ha fatto segno, io ho visto 9 metri, ha continuato e reiterato le proteste. E l'ha espulso, 2 minuti. Come per prima proteste. Ingenuità di Kabir, anche in questo caso ingenuità di Arena. Il gioco era praticamente già ripreso, lui ancora stava discutendo con gli arbitri. E bello intercetto, la palla va dentro, che sfortuna! Fortunato Garcia, perché il tiro di Salvini è stato deviato, ha preso una palombella malefica che si insacca a fil di traversa, si è allungato Facundo, ma non c'è, anzi ha toccato la palla ma non è riuscito a fermarla. Che sfortuna anche per il difensore, una volta che riesce a prendere la Savini deviarla giusto all'incrocio. Diciamo che oggi a Fondi ha detto anche tutto male essere onesti, dire sì, perché tra infortuni, traverse e deviazioni che hanno superato Garcia, la loro bella dose di sfortuna oggi l'hanno avuta. Riparte il numero 10, Scala, va cambio,
riesce a liberare l'ala, molto bravo, molto spazio, e va a segnare l'ala destra del Fondi. De Luca, bella in gol del Fondi, 24-11. Cassano che è arrivato al massimo vantaggio, 14 reti, forse anche troppo pesante il passivo per il Fondi, vi ho detto, non è sicuramente questo il reale valore della squadra laziale, abbiamo detto più volte, ricordato l'assenza del capocannoniere della Serie A Gold Canete, quindi un grosso handicap, probabilmente anche a livello di morale ha influito, e quindi non è mai stato in partita al Fondi. Bravo, anche rigore! Parata ma di che Garcia, cosa, ma cosa ha fatto Savini? Guardate come va subito il suo compagno di squadra a assicurarsi le condizioni di Savini con quel bellissimo cambio in direzione destra. Si evapora il difensore del Fondi, e però dopo viene fatto un fallo. Infatti difensore del Fondi, poi va da Savini a dire, oh, un giovincello. Proverà a neutralizzare il tiro Francesco Trani. Poco più che bambino, ma come giovane Luca. Numero 30, classe 2005. Eccolo lì, bravissimo, segna lo sciacallone Mazza, su 25-11. Quindi 17-18 anni, non sappiamo se l'ha ancora compiuto, in classe 2005. Molto giovane, ha tentato di opporsi, c'ha diversi giocatori molto giovani, perché abbiamo visto lo stesso pivot numero 29 nel 2005. Attenzione, chiama l'allenatore del Fondi, il time out al minuto 13. No, vediamo cosa è successo. Non è time out, attenzione, ma è chiama. Il commissario che ha richiamato l'attenzione, non capiamo cosa sia vediamo. Successo. Vediamo, attenzione. Vediamo se c'è stato ancora qualche cambio irregolare. Tanto il tempo secondo me trascorre, non è stato fermato, quindi andrà recuperato, ripreso. Grande, c'è cioè ovviamente. Ah, probabilmente non è stato fatto ripartire il tempo sul rigore tirato da Mazza, probabilmente, quindi ora lo stanno riportando. È una questione di resetting del time, ok? Esatto. Era rimasto fermo il tempo sul tiro dei 7 metri del Cassano, ed ora è stato riposizionato al minuto e al secondo corretto. Possesso palla ancora al Fondi, ovviamente. Fondi 11, Cassano 25 in difesa. Minuto quasi 14, quindi quasi a metà del secondo tempo. Grande differenza di punteggio. Prova da fuori. Bravo. Arena, ma va giù spaccata Albanini. Quindi gloria anche per Germano. Ah, pivot bellissimo. Bellissimo, salvati pivot, usa il suo bel braccio destro per tirare l'incrocio lontano e segna il 26, però grande assist del super Savini. Rientra il pivot numero 46 del Fondi. Molto largo. Ah, perde la palla, ma ancora il giocatore del Cassano che va due volte a raccogliere dalla spazzatura. La Bruna esce vittorioso col possesso di palla da quella situazione. Esce il super Savini, entra Lazzari. Addirittura Moretti a sinistra, eccolo qua lo sciacallone. Chiaramente un po' di turnover in questa fase per Bellotti. Io so anche l'ampio vantaggio. Risale Branca, tiene Lazzari, scarica, tira, no, del pivot del Fondi che riesce, numero brutto passaggio che recupera a terra, tanta maglia Maranto, non si può entrare, quindi gioco manovrato, non c'era ancora il pivot, doppio pivot Fondi adesso, praticamente senza la destra adesso, ritorna nel suo ruolo, doppio pivot Fondi, sono molto larghi. Perde la palla, la recupera, la dà, c'è ancora spazio, difensore e portiere della Cassano a momenti Lazzari, passaggio che l'ha messo in difficoltà visto che Lazzari non è due metri. Ha provato il tiro dall'ala sinistra Angelo Panza, anche lui giovanissimo, classe 2005 anche per lui, quindi ha una bella nidiata di 2005 il Fondo, abbiamo ben 4
anzi 5 giocatori a referto dal 2005. Bella Luca. Giovincelli. Ottimo settore giovanile anche per la squadra laziale, ha deciso di portarli oggi in prima squadra, poi vista anche l'assenza di un paio di giocatori importanti. Premio per i giovani del vivaio, ed ora possibilità di giocare qualche scampo di partita, visto anche purtroppo l'ampio gap, giusto dare spazio a questi ragazzi. Intanto gol di Moretti, fagli assaggiare Luca. Il campo della Serie A. Esatto, 27esimo gol al Cassano fatto da Moretti. In traslazione a destra, portiere si è portato sul suo palo di destra perché pensava all'incrocio, Moretti l'ha fulminato sul suo palo, sul palo di sinistra. Adesso fallo sul numero 99 della Fondi, riparte, parità numerica, va, cambio direzione, scarica sull'ala, non c'è più spazio, da lì deve uscire, passaggio lento, passivo. Chiamato l'arbitro 9, cambia direzione, va a segnare con traslazione sinistra, incrociando la sua destra. Buona questa azione di Fai. Sotto fallo. Alla sua seconda rete aveva segnato il primo gol, credo, del Fondi, da fuori. Lazzari sinistra, Moretti centrale. Temporaneamente. Adesso vediamo. Palla Cassano senza effetto, ovviamente adesso. Sì. Si gioca per mettere a frutto magari qualche chiamata di schema, non sì. C'è urgenza di andare al tiro. Si gioca di conserva, cambia direzione Lazzari, lo contiene, l'ala risale, Branca, c'è spazio, chi lo prende? Bravissimo. Bello lo scarico per Bastianese, ma bella risposta di Facundo Garcia. Riparte De Luca, poche sono fermarsi, Vanoli, Fai. Prova a eludere la difesa, però riesce a far girare palla. Palla arriva ancora a Panza, che bravo. Questa volta trova gloria personale, realizza. Buono il movimento iniziale di Fai, che ha spostato la difesa, poi scalare con Vanoli. Palla all'ale, bella rete di Angelo Panza dalla sinistra. Eh sì, la rete del 13esimo gol del Fondi, che è sotto 27-13 a 18 e qualcosa del secondo tempo. Lazzari centrale, Moretti sinistra, e abbiamo un salvati pivot, ormai, attenzione, c'è tutto un gioco. Lazzari gli ha dato il vantaggio, anzi probabilmente c'era anche sfondamento. Beh, però ma nulla gli di fatto. Andato di fianco, ti devo dire la verità. Vai, posizione un po' defilata, primo palo, trova molto bravo. Il varco sul primo palo, ha visto il posizionamento del portiere, ha deciso di tirare su quel palo e lo ha superato, quindi si sblocca definitivamente Fai in questo secondo tempo. Mi ha detto una rete all'inizio, la prima del match al nono minuto. Sì, del Fondi, ce la ricordiamo. Ed ora un 1-2. Ovviamente il suo allenatore riterrà che sia un po' tardivo, però segnaliamo doppietta di Fai Mancino, giocatore tunisino. La Bruna scarica ancora su Branca. Lazzari cerca spazio, risale Bassanese, Moretti va all'uno contro uno, viene fermato, deve ricostruire da capo con Salvati, posizione di pivot. È un po' di acciacchi sia per Dorio che per Kabir, quindi si deve sacrificare Ivan Salvati, posizione in cui ha giocato da giovane, ma non giocava sicuramente da un bel po' in quella posizione. Ha dato fallo a Lazzari, per cui possesso palla del Fondi che va. Oh, pivot si è liberato. Non lo serve Fai, preferisce far continuare, poi rigore, Lofty difesa in che area. Va a guadagnare un tiro da 7 metri. Tira il numero 10 o 11, non lo vedo. Numero... sempre Vanoli, quindi numero 10. Finta? Pensavo che l'avesse toccata. Sì. Ci va vicino, ma la palla non riesce entra. A fermare. È entrato anche Kabir pivot, quindicesimo gol del Fondi. Quarta rete su 4 dai 7 metri per Federico Patrizio Vanoli, giocatore italo-argentino centrale del Fondi, che sicuramente con 7 reti è miglior marcatore dei suoi. Vabbè, 7 su 15. E precisissimo, perché 4 su 4 dalla linea dei 7 metri. E con opposta a tutti e tre i portieri, perché ha provato ad opporsi due volte Monciardini, una volta Riva e una volta Albanini, ma tutte e quattro le volte la palla è andata in fondo al sacco.
Ci prova il Cassano, Lazzari cambia di direzione, molto lo tiene. Il difensore ce l'aveva davanti, se non usava le mani era uno sfondo grande come una casa. Eh sì, è andato dritto per dritto questa volta Salvati. Lazzari cambia di direzione. Oh, manona del pivot del Fondi che intercetta e porta la palla in possesso, ancora numero 10 con la mania di palleggiare. Passi. Vuole partire Cassano, la Bruna cerca un compagno da servire, poi preferisce gestire il possesso palla, scambia con Albanini e si riparte in quarta fase. 27-15. Lazzari centrale, Salvati destra, Kabir pivot, la Bruna sinistra, ecco Kabir che esce, tutti i Giovincelli, se l'è fumato. E va a segnare. E va a segnare al 7. Ovviamente abbiamo detto Lofti ancora non è al top, è ancora leggermente claudicante, non vistosamente come prima, ma sicuramente quel ginocchio è al 100%. Un po' fermo sulle gambe perché non può rischiare, lui cambia direzione, se no gli cade la rotula. E quindi siamo 28 Cassano, 15 Fondi. Al 22esimo. Viene contenuto attaccante del Fondi, il numero 99, riparte, cambio direzione ancora, ci mette la mano Lazzari. Cercato di rubare Kabir, poi tentativo di passaggio a Piut, ma ha intercettato ancora una volta la Bruna che difende a terra. Sì, ma poi la Bruna è la terza volta che esce dalla difesa con una palla rubata, quindi esce sicuramente con la palla contesa, palla alla Bruna, la nuova regola è esatto. Questa. Molto reattivo in difesa, sì, su questi palloni vaganti. Molla. Concentrato in difesa, molto bene. Ora dovrebbe anche sbloccarsi, non credo abbia ancora segnato Simone. Credo che neanche abbia andato alla conclusione, fammi vedere. No, non ho ancora trovato l'occasione Lazzari per provarci. Scambia più. Eccolo qua, l'hai chiamato e viene murato. Murato, attenzione al contropiede. Però viene preso da Kabir. Viene lanciato contropiede nel nulla con tante maglie amaranto che stanno ripiegando e che intercettano facilmente la palla del portiere del Fondi. 28 Cassano, 15 Fondi. Lazzari chiama alla sua destra lo schema. Gli ha detto ascolta me. Branca a destra, Kabir praticamente pivot. Vediamo adesso. Finta di Lazzari va. Adesso è lui a destra. Va a puntare la difesa, scarica. Tira, non prende la porta, Salvati. Riparte il Fondi. C'è time out, l'ultimo a disposizione di coach De Santis, quindi probabilmente vuole provare qualche tattica particolare in quest'ultimo. Quest'ultimo 5 minuti partita, e mezzo sì. di partita, quindi probabilmente tenterà qualcosa a livello di soluzioni particolari, magari una difesa, un 5-1, ovviamente in prospettiva play out questa partita non è recuperabile, manca 5 minuti, siamo più 13 per Cassano. No, volevo fare un'azione a gol che valesse 3 gol, ma non c'è nella pallamano, un tiro da fuori, da fuori da lunetta campo. Allora, non siamo la lunetta del basket, siamo più o meno ai 15 metri dalla porta, possiamo però inventarci non questo è previsto, schema da 3. Sì, potremmo pensare non modifica il regolamento per fare qualche azione in cui gol valga 2 gol o 1,5. 28 Cassano. Sono qualche quindi tiro con le giravolte tipo con una girella, la girella vale doppio. Però non da 6 metri, deve essere col difensore davanti. Se no girella da solo è più facile. Possesso palla Fondi. Sì, sta per prendere il gioco, vediamo quali saranno le soluzioni tattiche. È entrato il numero 31 della Fondi. Sarà un giovincello anche quello. Sì, numero 31, andiamo a cercarlo sull'elenco. Leonardo Di Pazzi, anche lui, classe 2005, quindi hanno te l'ho detto. Un bel gruppetto di under 17 a disposizione. Dante come secondo nome, fallo sull'attaccante del Fondi. E con numero 8 vediamo anche Paolo Orticelli che addirittura invece è un 2006. In questo momento posizione di centrale barra terzino.
con doppio pivot per il Fondi. Eccolo qua Orticelli, bello, proprio suo lo scarico per Speranza, quindi bella assist per il numero 8 Paolo Orticelli, che tocca un bel pallone. Sì. Lui è ancora più piccolo, vi ho detto 2006, un anno in meno, però bella, bella prova di carattere, di personalità, perché sì, questo passaggio al pivot è sì, degno di nota. Yes, bel gesto tecnico, pivot tagliato bene, ma lui l'ha visto perfettamente in mezzo al deserto della difesa del Cassano. Eccolo lì, ancora intercettato, vediamo, non c'è volontà del Cassano, scusate, del Fondi, di affondare, anche perché il suo pivot arriva con un certo ritardo. Gira palla Fai, poi si allarga verso l'esterno. Bravissimo! Cercava lo sfondo Bassanese, un abito non lo fischia, quindi alla fine Fai insacca la palla per 17. Oh, persa la palla doppia! Sì, sì, si è capito. Palla persa in attacco per Cassano. Sì, la Bruna sta cercando il primo gol, sì, ma non arriva. Mi sembrava un passo anche quello. Sì. Comunque la mania di palleggiare non lì diciamo imperversa anche nei giovani, infatti quando uno palleggia molto poi si trova all'ultimo passo che deve fare senza visione di gioco, senza, perché senza un piano B, senza, esatto, senza, alza la testa perché appena recuperato la palla e a quel punto deve decidere, normalmente sbaglia, mentre se tu passi, guardi e poi ritorni in passaggio, hai tutto il campo visivo. La Bruna, attenzione, data bene che non c'è stato fallo su di lui perché si era abbassato, gliel'ha detto Amimato, il difensore, si è detto, io ho cercato di prenderlo alto ma lui mi è sparito sotto. Eccolo lì Lazzari, cambio di direzione, eccolo lì la Bruna, Paolo fuori, eccolo qua, l'ha trovata finalmente, che c'era il Giovincello portiere in porta. Sì. Abbiamo il Davidino con il cappuccio, hai visto? Sì, sì, è un incognito lui, esatto, adesso è no, pure anche la sette del Gran Visir che hanno quei tipi di bardamenti. Eccolo lì che va il Fondi in attacco, 17, 29 Cassano, scarico, pivot non riesce a liberarsi, tanta roba Maranto, ah, tanti passi, ancora anche passi per Orticelli, questa volta ha perso l'attimo giusto per scaricare il pallone. Cassano che è andato in rete con 10 marcatori diversi, quindi bene. Sicuramente è andato tutto bene per il Cassano oggi, invece abbiamo già detto in cronaca prima, giornata negativa e anche per certi versi sfortunata per il Fondi, perché tutto quello che ha potuto girare male, ha girato male. Yes. Ecco Lazzari venuto a destra. Due la minuti Bruna al termine, scarica. La Bruna salvati, uno bello contro uno, ancora la Bruna, riesce a tenere la palla in viva. Stava uscendo dal campo, è uscito in estremis, allora, a raccogliere. Bruna ne ha recuperate di palle, sì. Anche quelle sporche, quelle brutte. Va Lazzari, cambio di direzione, bellissimo, rientrato nel frattempo Trani, ma nulla può contro questo uno contro uno di Lazzari. Libera l'ala Giovincello che non prende neanche la porta. Numero 31 di Fazio è andato alla conclusione, ma ha cercato un secondo palo lungo ma ha allargato troppo la traiettoria del tiro nel tentativo di eludere l'intervento di Albanini. Eh sì, 30 Cassano, 17 Fondi. Poco meno di due minuti alla fine, anzi meno di uno adesso tra un po'. Siamo 49. Lazzari, arriva la Bruna. Lazzari con la specie 5-1. Vai, Vassi, rigore, si un 7 due metri, minuti. Due minuti numero per 8. Orticelli. Ed è iniziato l'ultimo giro di lancette. Vediamo se ci sono altri match terminati, mi hanno ricordato più volte gare in contemporanea, però mi sembrano ancora tutte live. Le ragazze poi mi dirai Luca cosa. Le ragazze hanno perso di uno purtroppo, 20-19 punteggio, a parte Conversano che è avanti di 10, per il resto sono ancora partite abbastanza equilibrate, quindi bisognerà attendere. E quella Brixen che stava perdendo? Allora Brixen, vediamo un po', Brixen mi sa che no, è sotto di 4 a Sassari, allora, quindi probabilmente Sassari riuscirà a espugnare. 31 Cassano, non abbiamo Fondi. Il tempo di questo parziale, il però minutaggio
anche Merano è avanti di 3 a Bolzano, dovuti al termine, così come Rubiera sta ancora conducendo di 3 a Prestano, ma qui siamo a metà del secondo tempo, quindi c'è stato qualche ritardo o non è stato aggiornato il tempo sul live score. Tanto ancora palla recuperata, Lazzari, il contropiede per Lazzari. Lazzari. Oh, traversone. Vediamo che c'è possibilità, ultima azione. Pivo c'è, ma c'è anche il portiere Cassano. Di Albanini. Sul numero 61, quindi ultima azione per Biasio, Giovanni Di Biasio. Finisce così 31-17. Punteggio finale, quindi Cassano si congeda dal pubblico casalingo, poi ultima giornata, fa 15 giorni in trasferta. Esattamente, andiamo a pescare velocemente il calendario. Sarà a Rubiera per l'ultimo del campionato il 15, anche in questo caso ora di inizio per tutti alle 19, mentre per Fondi ultima partita casalinga quando ospiteranno il Bozen. Bene, sul punteggio di 31-17, ringraziando tutta la crew, da Matteo a Davide a Silvano, Luca e Cassio vi salutano, certo, con il consueto. Buona palla a mano a tutti. Ciao.